Una giornata importante quella di oggi, si conferma l'interesse di Trenitalia per la nostra regione. Una giornata importantissima perché è una iniziativa che si va ad aggiungere a quelle già partite nel mese di giugno sempre in collaborazione con Trenitalia che prevedevano delle offerte per i viaggiatori. Questa poi ha un profilo doppio in quanto oltre a permettere di visitare parecchie località turistiche del nostro Abruzzo, consente di mettere in rete un tratto di costa che va dalla comune di Pescara fino al comune di Termoli attraverso una pista ciclopedonale di una bellezza unica, direi una tra le migliori d'Italia, le più belle d'Italia. Questo permetterà appunto ai turisti che vorranno visitarci di poter godere di queste bellezze e anche di poter godere del nostro mare cristallino in quel tratto di costa e delle nostre qualità enogastronomiche. Una regione che è identificata come la regione verde d'Europa, è chiaro che va bene soprattutto perché insomma, quel tratto di pista, quel percorso sarà frequentato da tanti visitatori e abbiamo il problema dei parcheggi, quindi dobbiamo cercare di far arrivare i fruitori con i treni, con gli autobus, anche su quello stiamo lavorando e chiaramente iniziamo, questo per noi è un esperimento, la pista non è ancora aperta, si dovrà inaugurare, sarà il prossimo anno, forse a metà luglio, fine luglio inaugureremo qualche piccolo tratto. E questo ci permette di capire quello che serve effettivamente, quello che possiamo fare e quello che dobbiamo migliorare. Quindi iniziamo un percorso a 360 gradi, ringraziamo peraltro FS perché tra l'altro ci sta facendo una promozione che integra quella che noi già stiamo facendo a livello mediatico. Quindi credo che su questo oggi per noi insomma, questa collaborazione che è nata è un segnale forte e importante.